Hola, io sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Magicraft, ragazzotti. Oggi, for the first time, il signor Marcus Grande, con la supervisione di voi tutti, tenterà, perché non le ho mai fatti, di fare i golem della Towncraft. E per questo mi sono già equipaggiato di un pochino di cose. Perché la domenica mi lasci sempre solo. Sono andato a sbloccare, onde evitare di farvi fare una puntata super noiosissima, il golem di paglia. Dei briganti di paglia che bevono paglia nelle case di paglia. Il golem di legna. Scusate, ma c'ho un rutto a cannone incredibile. Eccolo qua. Poi abbiamo il clay, il flash. E ho sbloccato il core harvesting. Harvester, che è questo qua. Molto bene, molto bene. Guardate che cosa ho fatto. Oltre a allargare qui. Ta-da! Adesso di qua. Tutto quello che io metto qui dentro. Quindi metto del pane. Si può mettere del pane? No. Prendo una torcia, la metto qui, anzi ce ne metto, ecco, va bene, 14. Tutte queste bellissime ciccette incominceranno a cicciottarsi. Vi ricordate che sopra ci dovevamo mettere per forza una chest? Ma adesso, visto che nella precedente puntata ho visto che ci sta la Random Think, ci ho messo un Advanced Item Collector con un raggio di 5x5x5. Quindi ogni volta che questi qui cagano un cristallo, ta-da! Viene raccolto dentro questa chest fantastica. Quindi io adesso non devo fare altro che mettere l'acqua e poi potremo mettere le giuste quantità di tutto quello che dobbiamo fare. Ad esempio, anzi no, prima andiamo con sempre, è una cosa molto 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 buona, andiamo a controllare il libro magico, perché il libro magico ci dice che ci dà un tallow golem e tre candele se facciamo una magic tallow. Allora, le tallow, tallow. Mi sa che non mo dice come. No, mo dice, quindi probabilmente devo andare qui e scrivere Tallow. Ed eccola qua, Magic Tallow. Allora, una Rotten Flash per due di pre-incantazio. Perfetto, me ne servono quattro, quindi 4, 4, 4, 4. Do cazzo, dai, no, ce n'ho tantissimissima. Infatti, 64, do cazzo ho presa. Però va bene, non facciamoci domande. 4 Rotten Flash. E 8 unità di preincantazio. Signori, con questo metodo. Vabbè, Marcus Crow non può sbagliare. Perché fa così. E poi tinkete. No, liscio. Tinkete, tinkete, tinkete. E dove cazzo sono finite? Ho sbagliato. Pronto. Ah, l'ha acciucciato questo, guarda. Ecco qua, io lo sapevo. Presto, presto. Signori e signori. Non ho capito bene. Forse c'era un preincantaccio in meno. Vediamo. Però adesso mi si è acciucciata la cosa. Sono un po' rincoglionito, effettivamente. Però voi dovete essere molto tranzolli. Vediamo se me lo fa lo stesso. Sì, me l'ha fatto. Quindi, claim. Signori, abbiamo un golem. La prima volta che io nella Towncraft 4 faccio un golem. Guardatelo. È rincoglionitissimo. Golemmino. Allora, come si prende il golem? Che io sappia, c'è una bellissima. Non sta qui. C'è una bellissima asta che mi ricorda la Towncraft 3. Eccola qua, la Golemans Spells. Che culo, si fa facile facile, perché sono contentissimo. Quindi devo prendere degli stick. Degli stick, 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 degli stick. Raga, ci stanno gli stick, faccio così. E andiamo a prendere dello squarzo. Voilà, ci servono 5 unità di ordo, ma dovrei averle. E facciamo. No, anzi, prima vi riprendo i miei stickchetti. Poi facciamo così. Voilà. E voilà, signore e signori, insufficient vis. Fantastico. Le ultime parole famose. Forse ce lo dovrei avere. E invece no, ma sostituiamolo. E papim, 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 papim. Ottimo, signori, ottimo. Adesso se faccio così. No, 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 cosa? Oh my gosh, oh my gosh, sparisce e finisce dentro la chest, giustamente, perché qui finisce tutto dentro la chest. Allora, vogliamo fare, anzi, dobbiamo fare i core. I core, il bello è che non me l'ha sbloccato, io non so qual è il più forte, qual è il più veloce. Io voglio fare il core che harvesta subitissimamente, serve un golem animation core e serve un nidor per farlo. E il nidor serve la glowstone, 3 di fuoco, 3 di luce e 3 di potenza, ma ce l'abbiamo. Vinteum, acqua, potenza, direi di sì. Poi,
Fuoco, 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 Ignis, direi di sì. Che altro serviva? Luce, 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 luce. Mi sa che la luce abbonda. Lux, vediamo un po'. Ce l'abbiamo 17. Dai, 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 si può fare, raga, si può fare. Andiamo a prendere della... Oh, la glowstone io ce l'ho. C'ho la glowstone. Ma siamo seri? Glowstone. Sì, lo so che potrei andare nel Nether, però voi... Devo andare nel... Ma non c'ho... Dai, non è possibile che non c'ho la glowstone, scusate, eh. Mo' guarda, mo' guarda, guarda, io lo so che fine faccio, che mo' apro tutte le chest, voi la vedete, io no, e mi dite, Marco, sto sei coglionito di merda. E ci avreste pure ragione, se devo proprio essere onesto, eh. Andiamo a prendere la glowstone un attimo, molto velocemente. Tanto qui ci ho messo un item collector per le eggs. E la si va un attimo nel Nether, signore e signori. Cura ferite. Non ci interessa. Pronto? Eccolo qua. Ecco lì subito la nostra amica. Mettiamo il mining beam. Ciao. Visto che ci sto, ti ciuscio. Che mi dai? Ordo, grazie, grazie. E ti scannerizzo. No, è già scannerizzata? Sì, già scannerizzata. Scusate, non volevo. Quindi prendiamo un po' di glowstone. Che figura barbina non avercela. Perché c'è una cazzo di gallina nel Nether, signori? Perché? Perché c'è la gallina nel Nether? Chi ce l'ha portata? Cosa ci fa? Ma soprattutto, quali sono i misteri che si trovano dietro questa gallina? Andiamo a vedere insieme. Intanto, aspettate che prendo il motivo per cui siamo arrivati qua. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Cosa c'è dietro la gallina? Niente. Sotto la gallina. Niente. Il nuovo film di Marcus Cron. Vabbè. Le torniamo, le torniamo, le torniamo. Arrivederci. Ciao, zombie di merda. Che ha un arco in mano. Chissà perché. Dunque, 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 dunque. Abbiamo la glowstone. Dobbiamo fare il nostro amico. Com'è che si chiama? Pirito. Puzzetta. No, non credo che sia quello. Pronto? Eccolo qua. Allora, il Nitor, 3 di Ignis, 3 di Lux e 3 di Potenza. Io ne voglio fare 2 di questi. Quindi, facciamo che ce ne butto. Facciamo che ne facciamo 3 perché la vita è, il diavolo è tanto fino. Però io le ho rimischiati perché sono stronzo, capito? Quando uno è stronzo, raga, è stronzo. Non è che ci posso fare niente se sono stronzo. Ok. Allora, l'unica cosa che volevo fare è che questo posto è un po' dangerous per i miei gusti. Oh, ma qui c'è ancora. Rimpinguiamo l'acqua. Mettiamoci sopra di uno, è molto meglio. E tiriamo questo, poi questo, poi questo. E poi facciamo uno. No, brutto pezzo di stro. Non mi dica che l'ha preso qui. Boh, che ci ho tirato dentro. C'ha 9 di Ignis, 2 di Sensus, Lux e Potenza. Me lo potrebbe fa. Perché? Perché? Scusate, eh. Perché è cotto toppato? Ignis, Lux e Potenza. Lux 4. Ignis 9 e Potenza 5. Ma. Tutto questo mi sfugge molto, signori. Vabbè, allora prendiamo la bacchetta. Però prima devo assicurarmi di avere un blocco in mano, altrimenti succede il patacrack. Sì, sto coso è comodo che ciuccia tutto quanto, però comincia pure a rompere i coglioni, eh. Bidi bim, no, non ho fatto in tempo. E vabbè, ci avremo un po' di fluix qua e là. Allora, adesso voglio essere molto preciso e non farmi mancare assolutamente l'occasione. Ok? Allora, bolli, or dunque. Bolli, pronto? Ok, uno, due. 2 e 3, 1, 2 e 3, ok, 1, 2 e 3, maledetto quel coso che m'acchiappa la roba, e adesso, oh, e che cacchio, 1, 2 e 3, ce ne ho tirati troppi, vediamo, mannaggia, ce l'ho buttato uno in più. Lo devo, questa zona di crafting qua la devo allontanare assolutamente. Ok, però ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci
l'abbiamo fatta, ragazzi. Se, non con poche difficoltà, Quindi ci servono degli sbrix che si ottengono con la clay e li devo cuocere. Ho spostato qui l'exoflame e qui splitto il nostro mana della botania. In questo modo queste fornaci ci vanno, signore e signori, a gratis e stanno molto molto più vicine. Tra l'altro qui avevo messo a cuocere perché poi mi sono accorto che anche qui viaggia ed è fantasticissimo. Di qua dovrei avere del gold. E mentre quello si cicciotta, io andrei a mettere questo qui. Farei così. E voilà, signore e signori, i native cluster del gold. Fantastico. Sì, ma io non voglio tutta... Beh, oddio, 4, 4, 8. Perfetto, perfetto, perfetto. Ghesemo. Dunque, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Emozione. Emozione grande per Marcus Cron. La prima volta... È sempre molto emozionante. In realtà la prima volta è una merda. Però vabbè. Non la facciamo con questa, la facciamo con questa. Signori, abbiamo due Golem Animation Core. Ora. Questa puntata è tosta. È tosta perché non ho dormito un cazzo questa notte. Allora. Questo oggetto mi sta davvero andando un po' sul culo. Quindi farò così. E per prenderlo userò il metodo Montessori. Ok. Mo basta veramente però, perché è pure rotter cazzo. Scusate, non voglio essere volgare, però mi ci si porta, mi ci si porta. Non è colpa mia, mi disegnano così. Dunque, dobbiamo fare due core, però nell'immediato voglio fare assolutamente questo. Dentro al Crucible, 5 di grano e 5 di meto, mi sembra giusto. Io già ho messo tutto quanto on the road, però facciamo meto. Eccolo qua, quindi... Facciamo le cose precise. Quelli sono 7, Marcus Cron. Eccolo qua. E poi... eccolo qua. Il... Ma è lo stesso? No, Meto e Messis. Messis sarà tipo la messa. Non quella, quella cattolica. Vabbè. Allora. 5? Beh, oddio, non mi ricordo più. Ho paura, raga. Sono emozionato. Vediamo. 5 e 5. Ok, ok, ci sto, ci sto. Ci sto, siamo pronti. Bam 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 bam. Signori, mamma mia, l'animation core. La prima volta che Marcus Cron, da quando registra Minecraft, fa sta roba. Fantastico. Allora, io voglio provare a mettere il nostro amico qui e mettergli questo. Oh, ma è bellissimo. Ci abbiamo lo schiavo. Bella ciccio, come stai? Dici qualcosa? No. Bello, regà, dai, è una figata. Allora, chest. Anzi, no, 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 meglio, meglio chest perché non si sa mai nella vita. E poi abbiamo l'altro coso con cui... Qui dovrei installare la mod di Giannuzza, che è la, la Atomic Nail, come si chiama. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi... Il gather va fatto con 5 lucrum e 5 terra. Quindi il lucrum dovrebbe essere giallognolo. Questo è lux, questo è air. Guarda se non c'ho lucrum, eccolo lucrum. Comunque consuma un sacchissimissimissimo. E terra, che... Questo è limus, questa è erba. Attenzione, questa è terra. Ci dovremmo essere anche per il ciccio puzzo. Che cicciotta. Io non so se va rimboccato ogni volta, però nel dubbio gioco coppe. Bim 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 bim. Bim 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 bim. Signori, abbiamo anche il Gator. Il Gator dovrebbe essere come la Gatorade. No, il Gator dovrebbe essere il tizio che raccoglie. Però io effettivamente c'ho un golem solo. Guarda come mi ha preso tutto. Quindi visto che sto... No, 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 amore, via. Pronto. Vaffanculo. E mo come si leva? No, raga, fermi. Come si leva? Come si leva questo? Pronto? No, 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 no. Scusa, 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 scusa. Come ti togli? Amico? No. Pronto? È magico, raga. Beh, sì, effettivamente è magico. No. Così si rompe. Shift. Oh, vedi, vedi che tentativi ed errori. Quindi proviamo a mettergli il gather. E gli diciamo, fai finire tutto dentro queste chest.
Vediamo se lo fa, eh. Io sono la pippa. Sì. Sì. Ma è spettacolo, signore e signori, ce l'abbiamo fatta, abbiamo uno schiavo. Come lo chiamiamo? Sicuramente questo si chiama Arcibaldo, in onore di un noto fumetto italiano, davvero, davvero molto bello, che voi dovreste conoscere. Se non lo conoscete, perdete 5 punti a Megaposi. Io direi che dalle prossime puntate inizieremo a avere gli schiavetti. E sono molto, molto, molto felice. Ovviamente qui ci servirà per andare avanti con l'orto. Che cazzo è successo laggiù? Ah, un meteorite. Buono. Grazie. Dove cazzo stai andando? Non mi dire che vedi questi qui dentro. Sì, li vedeva. Ok, si droga. No, devi smettere di drogarti. Ragazzi, dite no alla droga e io vi sallustro. Ci vediamo alla prossima puntata della droga craft. Della Magicraft. Bella per voi.